E fai, Daniele, tu lo sai che sei sempre il lancista predefinito. 3, 2, 1. Ciao a tutti gli amici di Instagram. Siamo oggi di nuovo su Facebook nella nostra meravigliosa Wild Radio. Stay wild, stay cool con Mattia Darò ed Elena Andreoni che parleremo di spazio politico, non spazio pubblico, ma spazio politico. In bio avete tutti quanti i riferimenti per collegarvi alla pagina di Mattia e seguire la diretta. Vi aspettiamo numeroso, soprattutto seguiteci e partecipate, potete scrivere, commentare e se volete chi di voi vuole può intervenire in diretta. Io vi saluto, vi rilancio sul Facebook e ci vediamo presto. Allo, bene a tutti. Allora, ragazzi, eccoci qua. Evviva! Viva! Allora, Grazie io... Elena che sei qui con noi, ci fa molto Grazie, piacere. grazie. Io sono proprio contento perché Elena è una di quelle persone che io ho conosciuto nelle mie varie esperienze. Lei è una funzionaria del Comune di Roma e abbiamo collaborato a fare tante cose insieme. Quindi, poi, come succede spesso, e questa è la cosa bella anche a testimonianza del valore di questa esperienza di Wild Radio che facciamo con Mattia, un po' le strade si riallentano e poi si rincrociano. Quindi, quando esistono dei collegamenti e dei pensieri che sono affini, uno si cerca, si chiama e poi procede. E diciamo, mi è Ma capitato che. infatti, scusami Daniele, Prego. vogliamo fare una premessa Vai. molto utile ai fini della trasmissione? Elena, tu a questo punto devi dire pubblicamente che non sei stata assolutamente raccomandata per partecipare alla trasmissione Wild Radio. Lo devi dire perché guarda che la gente pensa che sia difficile partecipare e noi continuiamo a dire che è facilissimo. L'importante è volerlo fare. Me lo puoi confermare? Assolutamente, io non conosco nessuno di voi due e sono Oh. perfettamente estranea a tutto. Oh, finalmente, Daniele. perché già circolavano voci, i soliti che Esatto. facevano il club privato, la cosa privata esclusiva, tutte le cose. Insomma, mamma mia, altro che Lundini, qui potremmo andare avanti così chissà per quando. Allora, niente, brevemente, questa è credo l'ottava puntata di questa nostra esperienza di aperitur, che io lo chiamo. Che è fondamentale in questo momento di distanza, per cui poi in maniera libera e assolutamente divagatoria procediamo di pezzetto in pezzetto. No, l'interesse nostro è appunto coinvolgerti in una chiacchierata su qualcosa di cui tu in realtà ti occupi su tanti fronti e di cui sei un po', se non è espertissima, ma è comunque dentro coinvolta nella vita professionale, nella vita della tua professione. Quindi l'idea è di uno spazio che ha bisogno di essere. Che abbiamo bisogno di appropriarcene in realtà per esprimere noi stessi e perché appunto la democrazia abbia effettivamente luogo. In particolare poi c'è l'accezione che le nuove generazioni devono imparare a usare lo spazio pubblico e in versione chiaramente politica. Mattia ci ha tenuto appunto a intitolarlo spazio politico per tanti motivi, poi lui lo spiegherà. Per contenere, diciamo, in un'accezione ancora più ampia l'idea che lo spazio va preso in considerazione da tanti punti di vista e noi dobbiamo essere tutti insieme in un luogo, ma anche in una dimensione, io direi, per esprimere insomma le nostre tensioni democratiche. Questa è una cosa fondamentale. Guarda, Daniele, sì, io vi ringrazio per questo invito. Il tema mi sta a cuore da tanti punti di vista. Tu hai già spoilerato in realtà la parte più nascosta che è il funzionario pubblico che è me e che... Vabbè, è una cosa bella però quella, scusa, E in funzionario realtà io ti pubblico. dico, il giorno in cui io sono andata a firmare al Comune di Roma, mi credete che ero seriamente emozionata, nonostante lavorassi già, insomma, da parecchi anni in realtà nell'amministrazione, ma ero emozionata perché ho pensato, vado a fare qualcosa per il pubblico, cioè un pensiero proprio di quelli, non so, desueti, quelle cose un po' strane, Me che l'hai bello detto, ma non lavoro. me lo ricordo. Me lo ricordo quando ci siamo fermati a prendere il caffè e mi hai detto questa cosa. E io ho pensato, Sì. pensa che è matta questa. Poi invece. Pensa che è matta, bravo, esatto, infatti è sbagliato, è vero, assolutamente, non funziona così. Però in quel momento, insomma, sono stata un po' così, ottimista. E in realtà continuo ad esserlo, perché in realtà continuo a lavorare sullo spazio pubblico e anche quando progetto o anche all'Istituto Nazionale di Urbanistica, alla Biennale, insomma, lì dove lavoro e cerco di dare il mio contributo, sempre dallo spazio pubblico parto. Io mi rendo conto che anche quando inizio a disegnare, disegno prima i vuoti.
È proprio una deformazione professionale, da lì si parte, no? Non riesco a ragionare senza un contesto e il contesto è quello dello spazio pubblico che deve essere sicuramente partecipato e mi sembra l'elemento fondamentale su cui ho pensato in questi giorni dopo il vostro invito e mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, è che effettivamente lo spazio pubblico è rimasto uno dei pochi luoghi dove c'è molta disomogeneità. E questa disomogeneità è una grande ricchezza, secondo me. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, è che effettivamente lo spazio pubblico è rimasto uno dei pochi Ho un luoghi ritorno. dove. Ho un ritorno molto. Sì, forse è normale, non lo so. Forse ha il video dietro che va sulla pagina Facebook, che magari è un Ah, pochino no, non ritardato. lo No. so. Potrei aver fatto di tutto, in Adesso, realtà, confesso. adesso mi sembra tutto a posto, perché in effetti l'avevo sentito Sì, pure l'ho io. sentito Ah, anch'io. ok. E Però insomma. adesso mi sembra. Questo luogo dove effettivamente ci si può trovare e dove non si può negare che siamo tutti diversi, dove lo sguardo, anche se non vuoi, ti cade su qualcosa che non avevi previsto, no? Quindi la sorpresa, l'imprevisto, l'oggetto, l'architettura, la persona sconosciuta, tutto questo. E nello spazio virtuale non c'è più, è tutto talmente tagliato e sagomato, per cui io apro Facebook e che meraviglia, la pensano tutti come me. Mamma mia, come mai? Ma è un mondo bellissimo. No, invece non è vero, e invece quindi inizierò a seguire, no, non si possono dire cose politiche, inizierò a seguire improvvisamente Salvini, così mi appare qualcosa di diverso, non so, un po' di tentazione c'è, cioè, no, di mettere, di infilare Certo. un pannello strano, e quindi. Di avere un po' di conflitto sulla tua pagina, diciamo, no? Assolutamente, sì, lo voglio, Hai perché sembra ragione. Senti, mi viene in simpatico. mente Ma tra una cosa. l'altro, lo sai, mi. Scusa. No, una piccolissima, piccolissima, piccola aneddoto a proposito di Sì. questa cosa qua. Mi è venuto in mente, mentre parlavate di questa forzatura un po' dei social, di quell'esperimento che fece un vecchietto, un anziano che si portò appresso 100 telefonini cellulari con 100 SIM e Ah, andava in sì. giro per le strade di, non so, un paese per far sì che Google rappresentasse sul Google Map il traffico in rosso per evitare che le persone passassero su quella strada, perché quando Google monitora il passaggio di un tot numero di SIM su una certa strada, allora mi piaceva questo fatto che lui abbia craccato completamente il sistema dello spazio pubblico e l'abbia modificato. Tutto qua, una scemenza. Prego, Mattia, scusa. No, a me invece, sempre stimolato appunto da Elena, mi viene in mente una cosa tipica, no? In certi momenti forse andava ancora più di moda, ma insomma è una cosa che torna spesso nei progetti privati, in cui si tende a fare la super, perdonate il termine, cazzola, diciamo, no? Del progetto cambiante, del progetto che si modifica, che c'è. Ma questa cosa qua, in realtà, quando poi la propone un privato, è totalmente falsa. A parte appunto il fatto che, secondo me, ha ragione Elena, questa cosa esiste perché non c'è cosa più cangiante dello spazio pubblico. Se tu vai in una piazza, la piazza assume delle forme, delle vesti sempre diverse, sempre, ma non prevedibili. La cosa bella è che non sono prevedibili, mentre quando tu vai in un posto che dice noi faremo un progetto che assumerà le tue vesti, invece saprai che lì tutt'al più ci avrai 5, 6, 7 scelte, ma non ti allontanare da quegli schemi là e nessuna sorpresa. Non avrai mai nessuna sorpresa. E quindi effettivamente l'invenzione dello spazio pubblico, perché poi si tratta di un'invenzione, perché poi a un certo momento questa cosa è stata regolamentata, se non ci fossero state, diciamo, delle regole per istituire lo spazio pubblico, in realtà eravamo ancora, no, nei predoni, cioè diciamo, dove ognuno poi faceva la voce grossa e si conquistava lo spazio. Quindi quella è una grande invenzione intellettuale, diciamo, dell'umanità, un punto di arrivo che difficilmente poi ci auguriamo tutti di essere sconvolti nel prossimo millennio, però invece è ha una potenzialità ancora inarrivabile, a mio modo di vedere.
Senti, io guarda, semplicemente per mettere un po' di carne sul fuoco, Mattia, mi piacerebbe tantissimo vedere questi riferimenti che tu hai postato nel gruppo, che sono particolarmente Sì. significativi. Ma sai perché? Perché, come dicevamo oggi, a volte riguardare quegli esempi che sono molto scelti, molto precisi, io l'ho molto apprezzati, mi hanno molto colpito perché sai quelle cose che uno le sa, le conosce, però poi non le mette in tensione. Tu hai fatto appunto una bella ricerca su questo. Poi attualizzarli, cioè dire, ma insomma, a oggi se dovessimo riflettere su un futuro dello spazio politico, ancora io continuo a parlare come spazio politico e dimensione pubblica, cosa ci aspetta o quale sarebbe, diciamo, l'azione che dobbiamo svolgere? Se ce li fai vedere così magari li commentiamo insieme, coinvolgiamo pure Certo. qualcuno che ci guarda, perché mi Sì, sta tra l'altro scrivendo qualcuno. salutiamo Piero, vedo che Piero c'è e ci scrive. Allora, si vede il mio schermo? Sì. Ok. Allora, sì, diciamo, io avevo messo, mi erano venuti in mente su questo tema che ci eravamo dati appunto un progetto di lasciare un progetto di ricerca che partecipava a un concorso. Dove appunto la mia idea era quella di indagare, appunto, leggere lo spazio pubblico, ma in una chiave appunto politica, perché poi, ripeto, lo spazio pubblico a mio avviso rischia di essere limitante, no? Perché quello poi che appunto alcune esperienze invece ci portano, ci hanno anche insegnato, è che anche, è vero che anche lo spazio privato può divenire pubblico. Bisogna vedere se ci sono le intenzioni e quando c'è l'intenzione o la scelta è sempre, diciamo, un fatto politico. Allora, per fare questo e per ribadire questo e nell'attualizzarlo, perché appunto molto spesso quando si parla di pubblico, di voler preservare questa cosa, sembra che stiamo parlando di cose vecchie, dell'altro mondo, ma secondo me quella è solo una trappola retorica di chi invece poi è interessato a un altro tipo di spazio, appunto, o di politica. In realtà, ripeto, è sempre riattualizzabile. È ovvio che noi siamo tutti a Roma, operiamo a Roma, non si può non partire, e io avevo messo come caso uno, dalla pianta del Nolli, che è appunto una pianta straordinaria, sia per accuratezza, diciamo, di restituzione della città di Roma, che siamo 1748, ma per l'invenzione con cui viene rappresentata, utilizzando la tecnica del pochè, cioè del bianco e nero, la tipica tecnica cartografica. In realtà che cosa fa il Nolli? Il Nolli comprende, diciamo, in quelli che sono tipicamente gli spazi pubblici lasciati in bianco, cioè di quelli che solitamente noi vediamo rappresentati per le strade, le piazze, gli slarghi, eccetera. Lui convoglia questi spazi, diciamo appunto pubblici, anche all'interno di alcuni spazi chiusi, ovvero le chiese, dei palazzi, i cortili dei palazzi, addirittura qua si può vedere la Camera dei Deputati di Montecitorio, il Pantheon, no? Cioè, chiaramente ci sono, a Roma, tra l'altro, questa cosa è molto sentita perché è effettivamente vero, no? Che sia gli spazi delle chiese che gli spazi dello Stato, essendo così fortemente presenti, effettivamente partecipano alla vita collettiva, alla vita pubblica della città. Non so se volete che vado avanti o volete già fare dei vostri commenti, ditemi Guarda, sai che mi piaceva a me voi. tantissimo? Garnier, la sezione dell'opera di Garnier mi piaceva tantissimo, a parte i passaggi, eccetera. Era veramente figa, è Eccola. proprio un bellissimo, una bellissima cosa. Beh, quello perché poi riguarda tantissimo l'architettura, cioè l'invenzione di Garnier è dire io faccio un'architettura, cioè plasmo un edificio facendo sì che appunto il famoso foyer, la hall d'ingresso di uno spazio pubblico come il Teatro dell'Opera, era il vecchio Teatro dell'Opera, stiamo parlando del vecchio Teatro dell'Opera di Parigi, diventi un'appendice appunto dello spazio pubblico, no? Quindi della piazza antistante, ma in questo, secondo me, questo periodo che va, diciamo, dall'appunto, se Piranesi è 1750, ma secondo me poi ancora di più nell'Ottocento, tantissimo, appunto, post-illuminista, potremmo dire, questa roba qua è stata, ma indagata con una incredibile lucidità
perspicacia, perché si è tentati proprio di andare al nocciolo di queste questioni. Non è un caso che sono quelli gli anni in cui i grandi edifici pubblici, no? Belli o brutti che siano, ma insomma c'era una tensione ideale, politica, di costruzione di una città in un certo modo, che era una roba davvero incredibile, no? A ripensarci, che secondo me è ancora tantissimo d'esempio. Sì, io mentre parlavi e facevi vedere questi esempi, ma a parte il Nolli, che insomma è sempre affascinante, È un classico. l'idea, ma no, è sempre, come dire, è una di quelle cose che, insomma, io adesso ti dico una cosa un po' buffa, però è così, è il medico della mutua. Io dico, quando c'è una cosa scontata che uno sa e poi ricorda, è il medico della mutua, perché tu vai, quello che dà la medicina, cioè tu riferisci a una serie di personaggi che sono noti, che a volte sono un po' noiosi. Però tutte le volte poi ci penso e dico sempre: questa è una di quelle battute che faceva il solito Ettore Sozzas. Comunque, l'altro giorno abbiamo parlato in diretta, ho fatto un aneddoto. Ettore Sozzas parlava per slogan e quindi ogni tanto ne diceva una. E ti diceva: vabbè, quello è come il medico della mutua. E quindi dice: ma che vuol dire il medico della mutua? Vabbè, cioè, sai quello che ti aspetti, insomma. Però il Nolli mi viene in mente perché vi racconto questo episodio piccolo che ci permette di agganciarci su altre cose È che. come la penicillina, insomma, diciamo, Esatto! che non muore mai, diciamo, risolve molti problemi. Ecco, allora io ho fatto l'altro giorno insomma, in classe con i ragazzi abbiamo parlato di Roma che vorrei. Sto facendo un'esperienza con i ragazzini, insomma, e dice, vabbè, facciamo finta che adesso eleggiamo un sindaco tra di noi, scegliamo un ragazzo che si candida, vediamo come si fa. E quindi sono diverse settimane che stiamo cercando. L'attenzione subito dice: no, la piazza, il centro civico, lo spazio pubblico. Loro riflettono sui luoghi che gli mancano, cioè non hanno tanta mancanza, diciamo, della piazza come avevamo noi qua negli anni 80, in cui appunto non c'erano i videogiochi o internet. Loro, diciamo, stanno bene nella cameretta loro, però sentono che quando escono vorrebbero stare in un posto migliore. Poi una ragazzina con una perspicacia inusitata ha fatto: dice, no, prof, però io vedo che da nonna a Prati, o adesso non so. Esistono questi cortili di questi bellissimi palazzi, sono belli, sono affascinanti. Beh, la mia proposta per il sindaco di Roma sarebbe quella di prenderli e renderli tutti pubblici, cioè levarli ai cittadini che abbiano i palazzi e fare in maniera tale che le persone possano attraversarli. È stata così diretta, così spontanea, che mi viene in mente, e ho pensato in quell'occasione appunto a Nolli e gli ho raccontato dall'alto della mia scienza qualche nozione. Ma lei continuava a dire: sì, va bene, prof, ma io proprio mi immagino. E stava facendo un progetto a voce di quello che voleva. Dice: no, perché mi piacerebbe disegnare a terra delle cose, spostare cassonetti, entrare con un bel cancello. E mi raccontava la vita che avrebbe voluto vivere all'interno di questo cortile. Stiamo parlando di una ragazzina di 12 anni. E questo è bello, gli ho detto: ma poi che faresti? Beh, poi ci giocherei a campana con i miei amici. E ho detto: come a campana? Stai con internet tutto il tempo? Fantastico. Sì, però. Però poi mi piacerebbe pure fare questa cosa che nonna mi ha raccontato che faceva quando era giovane. E questo è bello, ma molto, molto colpito perché non ne avevo parlato. È sicuramente qualcosa che viene, come dire, viscerale. Se Prego, pensi che Matteo. tra l'altro noi abbiamo anche il sistema delle ville, no? Le ville, Villa Borghese, Villa Panfili, sono dei patrimoni di spazio pubblico verde che erano appunto delle proprietà private. Certo. Di ricchi, quindi va proprio in linea rispetto a quello che ci stavi raccontando. Ma Ma poi era. il gioco per riappropriarsi dello spazio pubblico, torniamo a temi importanti, insomma. Guarda, proprio questa mattina stavo seguendo il convegno del Maxi, quello sull'leggere lo spazio, estremamente interessante. A un certo punto c'è stato un intervento rispetto alla Biennale di Venezia, in cui una persona dall'esterno, rispetto a un particolare allestimento, lo ha, diciamo, messo in discussione dicendo: sì, ma sembra un'installazione ludica, diventa troppo ludico. Come se già l'aggettivo ludico in sé potesse contenere qualche elemento di mancanza di serietà, quando insomma ovviamente così non è, no? Almeno per me, insomma, per Daniele, penso anche per Mattia, non so. E Certo. effettivamente questo aspetto del gioco, e su questo sì che sto lavorando con un progetto dentro la Biennale dello Spazio Pubblico, proprio del gioco, sul gioco e i bambini, perché
per vedere come si trasforma e come si può trasformare lo spazio pubblico. Quindi questo progetto per spazio pubblico intendiamo in realtà lo spazio fisico, anche lo spazio virtuale, lo spazio in parte anche privato, perché è quello dei musei, quindi aperto al pubblico, privato ma aperto al pubblico. Però l'elemento, appunto, il filo rosso è il potersene appropriare e poterlo poi successivamente trasformare. Quindi una trasformazione che avviene poi negli spazi della strada, delle città, in modo completamente disincantato e con gli occhi, appunto, di un bambino che, come dicevi tu, Daniele, riesce a vedere forse al di là e a interpretare e descrivere qualcosa che in realtà tutti abbiamo immaginato, perché poi questi cortili interni, se ritornassero e se riuscissero ad essere pieni di vita, sarebbe insomma qualcosa di positivo. Ma mi sembra che purtroppo però, ecco, la distinzione proprietaria in realtà pesa molto, cioè per l'amministrazione è tutto. Sono d'accordo con te, sì, è un problema enorme. Tra l'altro, per esempio, nella mia esperienza, qua cito nell'organizzazione di concorsi, cito il concorso che è stato fatto, era un tema secondo me stupendo, rimane un tema bellissimo, che è stato fatto a Testaccio, sull'area, diciamo, del vecchio campo della Roma e del Borghetto, del Tessutino Borghetto. Quello c'ha una particolarità, quell'isolato là, ha una particolarità incredibile, che è per il 90%, no? Tutto pubblico. Allora, quello è una roba, è un caso molto raro, diciamo, oggi come oggi, però invece in quel caso. Ora però c'è un tema incredibile rispetto a questa questione qua, perché è tutto pubblico, perché a parte l'area del campo è pubblico, l'area dove c'è, diciamo, questo tessutino abusivo su cui è prevista demolizione e ricostruzione è pubblica, e quindi c'è un giardino che è pubblico, e poi ci sono tantissimi complessi scolastici, e quindi ritorniamo. Però c'è un tema incredibile, e su questo condivido quell'altro caso studio che c'avevo, che è, e tu forse Elena lo sai bene, è il tema del anche dentro al pubblico, cioè questo è un problema che secondo me andrebbe studiato molto bene, cioè è il tema delle recinzioni. Tra i plessi scolastici, oggi come oggi, non si riesce a creare una continuità di attraversamento, no? Di spazialità pubblica interconnessa, perché poi asilo, istituto superiore, elementare, hanno tutte, ognuna, delle proprie regole che poi determinano alcune questioni, certe volte invalicabili. A questo proposito, questo caso studio, che è più criptico ma è molto interessante, questa è la questione che successe con gli Enclosure Acts in Inghilterra alla fine, appunto, del XVIII e XIX secolo, in cui, per questioni prettamente di privilegiare, appunto, poi i possessori terrieri, fecero questa cosa di... decisero che tutte le proprietà terriere, quindi campagne parliamo, dovevano essere recintate. Questo che creò un problema enorme, perché diciamo che tutti quelli, gli agricoltori, i coltivatori, usavano i terreni della campagna per coltivare i pascoli, in modo, diciamo, un po' più libero. Quella cosa lì chiaramente fu un dramma per tutti i lavoratori di queste cose qua, e tra l'altro fu un rafforzamento gigantesco, enorme, diciamo, dei possedimenti per i ricchi, ma tra l'altro sfavorì anche i piccoli proprietari, perché pare, almeno così si racconta, diciamo, questa storia, che i piccoli proprietari, per sopperire al fatto che dovevano per regolamento fare le recinzioni e attuare, diciamo, anche tutta questa parte, se volete, burocratica legale per creare tutte questi territori, si trovavano in difficoltà, perché magari non riuscivano, eccetera, eccetera, e magari alla fine decisero di vendere a proprietari più grossi, eccetera, eccetera. Ecco, da questo punto di vista, la barriera, che noi sappiamo è un tema tipicamente architettonico, no? E tipicamente architettonico e sociale, politico,
è una cosa drammatica, perché poi sembra pochissimo, ma nella godibilità e nell'apprezzabilità di uno spazio è invece un problema gigantesco, perché poi ha voglia di dire facciamo tutto uno spazio pubblico che sia qualitativo, se poi c'ho una recinzione, una griglia, un qualche cosa che mi impedisce il passaggio, no? Mi impedisce. E questo è un tema, secondo me, che andrebbe proprio preso, ma non è un tema progettuale facilissimo, ma invece progettualmente, giuridicamente difficilissimo. Cioè ci vorrebbe uno studio giuridico su come in qualche modo avere possibilità di fluidificare maggiormente, no? Quello che, a cui noi teniamo, cioè appunto lo spazio pubblico. Beh, ma sì, poi diciamo mi sembra direttamente collegato al tema della zonizzazione, no? E tutto quello che abbiamo visto nelle zonizzazioni, laddove vai a definire nettamente e individui, non lo so, ab origine qual è esattamente la definizione, prima ancora di aver progettato, come fai se non hai fatto un progetto urbano a dire da qui a qui c'è il verde, da qui a qui c'è la strada? Lo dico da urbanista proprio, perché comunque quantomeno sicuramente sono stata una grande invenzione di standard urbanistici, sicuramente è necessario, certo. Quello, però forse si potrebbe fare insomma un passo avanti, adesso insomma a proposito dei grandi classici, cioè la 1150, forse magari uno ce la farà anche a fare una legge nuova, non so, capito? Stiamo certo, parlando certo. Di... E quindi è chiaro che a tutto quello, io credo che gli strumenti giuridici ci possano essere, però si debba partire dalla progettazione dello spazio pubblico. Allora, se tu effettivamente hai chiaro, ma è uno spazio pubblico progettato, non è il residuo dopo che ho sistemato la palazzina, quello che ti dovevo dare, ho recintato, allora che mi è rimasto il verde impercorribile? Non è quello, quindi... Si tratta di un'attenzione maggiore, da parte di tutti, da parte di progetti, da parte anche di chi analizza e dovrebbe rilasciare, insomma, i permessi. Faccio cerchio bottista, se no. Io volevo niente, aggiungere semplicemente questo, che mi pare che siano molto elevati i riferimenti che noi facciamo, però in realtà hanno anche un riscontro molto spontaneo. Io quando penso appunto allo spazio pubblico, penso alla città e penso all'urbanistica, quindi alle problematiche che avete detto. Io ieri parlando con Elena ci siamo confrontati rapidamente, come capita spesso, o davanti alla macchinetta del caffè o prima di un incontro, uno si dice le cose importanti, ma quelle proprio importanti, importanti, che poi alla fine non vengono mai fuori. Non so se ci avete fatto caso, no? Uno sta davanti alla macchinetta del caffè, così, nel mezzo, dice una cosa, poi se la segna. Insomma, c'è questa faccenda del... scusate, mi perdo, ci stanno talmente... La sei dimenticata? No, non mi sono dimenticato. Mi perdo, ma c'ho talmente tante cose che mi sono... Allora, quando pensiamo al rinnovamento dell'urbanistica, non c'è niente da fare. I passi indietro sono sempre veramente importanti. Come ha fatto Mattia, che va alla ricerca di qualche genealogia, diciamo così, ecco, un po' questo ricercatore, o la persona che è veramente interessata... alla questione lo fa, perché è giusto che trovi l'occasione di spunto da parte di chi ne ha pensato. Mi riferisco sempre però a tutta l'esperienza di Constant. Allora, mo' dico Constant, adesso dico Constant per dirne uno, perché poi in quel periodo, dagli anni 50, quando c'è stata Alba, c'è stato il situazionismo, il movimento quello dell'internazionale situazionista, eccetera, eccetera, guarda caso, lì proprio in quegli anni, fine anni 50, 60 e poi 70, tutti questi grandi personaggi che noi possiamo definire radicali, in realtà avevano considerato il gioco come il motore di tutto, cioè il gioco anche come la dimensione, senza dire ludica, ma insomma, proprio la dimensione del godimento, diciamo, del tempo libero, ecco, mettiamola un po' così, facendo un riferimento marxista, però ecco, diciamo che loro vedevano la città, lo sviluppo del mondo, eccetera, proprio in mano ai ragazzini, ma lo dico seriamente, se tu leggi dei passi di Constant sono impressionanti, sono di una chiarezza e limpidezza pazzesca. Dice, io voglio una città in cui si giochi e il gioco deve essere il motore della trasformazione della città, cioè io voglio costruire una città che si adatti al mio tempo libero. Questa è una grandissima rivoluzione, per cui non c'erano confini, non c'erano spazi mio e tuo, tutti andavano, come dire, appunto, come dicevamo l'altro giorno con Mattia, come una comunità che è in viaggio perenne, quindi nomadica, che costruisce la città pezzo dopo pezzo. Un altro genio
che ha portato avanti questa cosa è stato Jonah Friedman in qualche maniera. Questo però lo dico non tanto perché poi, vabbè, insomma uno fa il colto, ma perché i semi delle cose che diciamo effettivamente sono molto ben radicati in alcune culture politiche, di politica proprio, di gestione del territorio, che in realtà non sono state, non sono espresse. Cioè se tu pigli la legge non esprime quello, esprime il movimento moderno, esprime il movimento funzionalista degli anni 20 in poi, cioè non abbiamo delle leggi che si conformano a questi aspetti che invece sono, hanno una forte carica innovativa, quindi noi stiamo lì in attesa che esista una legge che si conformi a qualcosa che già esisteva. Allora a volte uno dovrebbe, come dire, essere in grado come amministratore, e come amministratore sto dicendo anche il politico, di avere una visione talmente avanti, certo, che la legge o la prescrizione o sia invece una proiezione in avanti. Questa è una piccola cosa che succede in tanti ambiti, quindi sia nella gestione ordinaria dell'amministrazione, ma appunto anche nell'educazione, nella scuola. Tu Mattia parlavi di una cosa fondamentale. Due plessi scolastici, una scuola superiore e una scuola media, sono gestiti da enti completamente diversi e non si riesce ad aprire un varco che sia uno, perché è il finimondo. Anche se loro lo volessero, c'è un problema normativo. Lo so bene. E questo è... Ma infatti, secondo me, però, c'è, cioè, non so, mi viene in mente che forse con un atteggiamento, diciamo, di separazione fra due diversi approcci culturali, è come quasi se chi si occupa di normativa non si occupi di poesia, di trasformazione. Sì, brava, quindi bravissima. A trovare questo collegamento, cioè come si fa nel momento in cui uno fa un piano particolareggiato, scrivere le norme è la cosa più difficile, perché comunque tu devi riuscire, certo, a riportare in parole quello che immagini e speri che possa diventare. Non devi vincolare troppo, però devi contemporaneamente riuscire a garantire una determinata qualità. La qualità come fa a diventare norma? Non lo so, ti sollevo questa domanda. ma secondo me hai detto bene, il tema è... Qualsiasi, su questo tra l'altro mi pare che già ci sono stati dei confronti analoghi nelle nostre puntate, Daniele, adesso non mi ricordo bene, però secondo me il tema è proprio lì, cioè noi facciamo ancora l'errore di considerare arte o poesia una cosa disciplinare, ma non è così, arte e poesia è un patrimonio collettivo di tutti. Se io faccio una legge, come giustamente dici te, la faccio cercando di essere poeta e artista in qualche modo, no? Non è che faccio la legge perché devo definire un piano più basso, ma che scherziamo, la legge è una cosa fondamentale. Tra l'altro noi abbiamo tutti, tu lo fai proprio ormai anche professionalmente, ma noi nella nostra formazione tutti noi abbiamo fatto gli esami di urbanistica, e non è che l'esame di urbanistica non è un esame progettuale, e però io mi ricordo bene quando poi c'era la stesura del progetto urbanistico, poi della tua idea, tra l'altro è stupendo pensare a come avere una visione di una città, secondo me per un architetto è un punto altissimo, no, delle proprie opportunità. Ecco, per fare questo, me lo ricordo bene, io mi ricordo per esempio l'esame col professor Nigro, un esame tostissimo, ma che insomma, come tutti gli esami tostissimi, ti lasciano tantissimo, e beh, io dovevo scrivere tutte l'apparato normativo che accompagnava l'idea progettuale che dovevo fare su un piccolo paesino, eccetera, eccetera. E faceva parte del progetto quella parte lì, no? È fondamentale, diciamo, se no io che faccio le norme senza avere una visione, cioè è folle. Noi certe volte ci riduciamo, no, le nostre capacità o possibilità immaginative. Sì, oppure diventa sogno senza fattibilità, insomma, dall'una o dall'altra, certo, parte, vero, no? se non c'è quello, ecco, Nigro era un grandissimo professore, io ricordo con un affetto immenso, e che tutte le volte, insomma, era uno di quelli che quando entrava in un'aula la occupava tutta, tu sentivi esattamente tutto quello che ti stava trasmettendo, però ecco, lui aveva una capacità di riuscire a coniugare e mettere insieme effettivamente anche col pensiero, diciamo, pubblico e privato,
Ecco, lui l'ha sempre avuta questa attenzione, ad esempio, perché lui ha sempre considerato che comunque la regia pubblica fosse un vantaggio anche per il privato e non fosse un'imposizione. Ma Ora c'è molto certo. timore, no, anche in questo, in generale, c'è sempre un atteggiamento un po' più protettivo di chi non ha, preferisce dire di no pur di non dare l'impressione di essersi messo d'accordo con qualcun altro, insomma, e quindi diventa tutto un po' più difficile forse anche. Io Sì, ti sì, sì. rilancio su un aspetto che non abbiamo, di cui insomma, magari abbiamo parlato in altre circostanze. Allora, questa cosa della poesia, secondo me sì, ne abbiamo parlato, Mattia, è fondamentale. Questa idea proprio di coltivare come uomini un aspetto ulteriore rispetto alla conformazione. Questo è, mi sembra, anche nei rapporti umani tra di noi, è bene sempre, come dire, volare alto, poi quello che succede dopo sicuramente discende dalla posizione e dall'attenzione che tu hai a posizionarti nel mondo in quella maniera lì. La famosa poetica, io rimango sempre fisso su questo ricordo che ciò che tu hai insistito quella volta che abbiamo scritto questa cosa insieme a dire questa parola, dico no, però io ci tengo perché effettivamente è la chiave un po' del nostro fare gli architetti, eccetera. E, no, però quello che mi interessa è questo, no? Ne parlavo appunto in altre circostanze, questa idea del controllare, del controllo, e quindi il controllo che ti costringe a pensare a quello che appartiene o quello che non mi o appartiene in generale a una comunità oppure quello che non mi appartiene a me o a una certa comunità. E questa cosa qua la riferivo immediatamente poi alla dimensione invece immateriale del web, di internet, e non solo quello, ma anche alla dimensione proprio dell'aria sottoposta a Covid, a un virus o a dell'acqua, che poi è un'altra tematica molto interessante. Però oggi leggevo appunto che su questa cosa del web e di internet si sia espresso il congresso, per cui si è stato levato un veto sulla web tax, per esempio. Questa è una cosa super interessante. Noi stiamo facendo crescere i nostri figli sempre in una dimensione che non è soltanto reale. Ne abbiamo parlato pure di questo in una puntata passata, per cui c'è una continuità indistinguibile ormai tra quello che è reale e quello che è la duplicazione metaforica, diciamo, del reale, che è il web, internet, la virtualità, eccetera, eccetera. Quindi c'è un passaggio continuo appunto da un mezzo come questo allo spazio della cameretta o del reale, che è impressionante. Per noi, insomma, è un po' più complicato, per loro quasi non vedono la differenza. Beh, su questo io ci rifletterei parecchio, perché gran parte, per esempio, delle scelte urbanistiche che si fanno guardando dei trailer incredibili delle città del futuro che si fanno, che ne so, in Arabia Saudita o negli Emirati Arabi, passano attraverso un'efficienza che, diciamo, basa la costruzione della città. Ho visto un video della città lineare lunga 200 km, basa sull'estrema capacità comunicativa e di interconnessione che ci può essere tra i suoi abitanti. Quindi, in realtà, questo e tutto il mondo inafferrabile di internet e delle onde elettromagnetiche determina la conformazione di una città e quindi dello spazio pubblico. Però quello non è di tutti. Io continuo a dire che il web è un lusso, è qualcosa che andrebbe non regolamentato, andrebbe deregolamentato, ma andrebbe sottoposto a una gestione, non un controllo, a una gestione pubblica un pochettino più radicale, perché altrimenti, voglio dire, tu c'hai dei gruppi giganteschi, Amazon, Google e Facebook, che sono i padroni del mondo. Attualmente, se tu pensi da questo punto di vista, sono veramente coloro che detengono un potere, un controllo sulla dimensione pubblica della comunicazione, è pazzesco. Assolutamente non è inclusivo poi, non è Esatto. inclusivo da nessun punto di vista, il che è gravissimo. Questo non è inclusivo dal punto di vista intergenerazionale, non è inclusivo per chi ha delle difficoltà, insomma, è molto, molto selettivo. Il problema è che l'apparenza è altro e quindi non si percepisce subito, no? Questo, quindi si ha una sensazione invece appunto di essere fra amici e che sia tutto quanto più semplice. A me piacciono moltissimo, devo dire, i progetti a proposito di questo rapporto fra reale e virtuale che sta facendo Fabio Viola, ad esempio, ad esempio con il comune di Alghero, no? In questa continua rimando tra il videogioco che poi ti invita e ti incuriosisce e ti spinge ad entrare e ad andare a visitare poi fisicamente invece Alghero. Quindi ora questa idea che la Sardegna possa diventare una location di videogiochi virtuale, devo dire che inizialmente ho avuto una reazione, poi mi sono sentita anziana,
e quindi forse dovrei vederla, no? Perché poi è vero, poi anche questo è un limite mentale, è un pensiero troppo semplice pensare il videogioco in determinati termini, no? Se non ci entriamo dentro non possiamo modificarlo, non possiamo utilizzarlo per, Che poi lui, diciamo. diciamo, non è solo un videogamer, cioè non è uno che no, gioca o No. costruisce videogame. Lui è un poeta, un narratore, uno scrittore, un uomo di Assolutamente. lettere, no? Crea degli scenari pazzeschi. È Mattia, proprio lì, io... vedi, che lui ha messo insieme poesia e regole, è riuscito a Esatto. mettere insieme le Certo. cose. Sì. Questa persona, questo genio di questo settore l'ho incontrato in uno di questi tavoli che Elena ha organizzato appunto sullo spazio pubblico, devo dire che è stato molto bello perché ci eravamo concentrati, io un po' con le mie cose e poi tanti altri con le loro, proprio sul tema del gioco, no? Sul fatto che lo spazio pubblico può essere interpretato, craccato, eccetera, con la tematica del gioco. Quello che mi interessava, in verità, poi tantissimo, essendo io un educatore, era dire, vabbè, allora tu c'hai lo spazio pubblico, giochi, però in realtà fai pratica de democratica, fai pratica democratica. Questa secondo me è una grande cosa, per cui... quello che dice Mattia, che esiste la necessità proprio di conformare, come dire, una poesia, un orizzonte, cioè, conformare le regole a queste poesie e questi orizzonti, perché poi nella storia è stato così. O quello che dicevi tu, insomma, che effettivamente c'è bisogno di proiettare verso delle dimensioni diverse, appunto, la mente di questi ragazzi. Questo, secondo me, è un tema fondamentale. Quindi la domanda è anche come cercare di proiettare o fare dei piccoli passaggi di avvicinamento verso, come dire, un'educazione allo spazio pubblico che non è assolutamente banale. Devo dire che la scuola, per esempio, ci siamo tornati con Mattia tantissime volte, è un luogo veramente molto complicato in cui tu puoi pensare che possa avvenire qualcosa del genere, perché è fatta di stanze chiuse che separano il dentro dal fuori, quando si sa perfettamente che se la scuola non esce fuori e la città non entra dentro, questa cosa non ti permette realmente di apprendere e di capire. E questo mi piaceva avere un contributo da parte di Elena, perché insomma questi tavoli sono stati importanti. Io ne ho visti un paio, ho partecipato a uno in cui ho presentato, in un altro un po' così, però insomma tu ne stai facendo tanti e hai incontrato tante persone. Sì, sto facendo tanto, io ho incontrato tante persone, ora continueremo, ci sarà l'ultimo il 15 e poi soprattutto cercheremo appunto di costruire una pubblicazione e di presentarla nei giorni di maggio della Biennale. E i contributi sono stati tanti rispetto a questo concetto appunto dell'educarsi alla vita civica attraverso il gioco, era stato uno dei concetti, insomma, su cui avevamo riflettuto anche insieme al CEMEA, a Claudio Tosi, quindi a questo approccio in cui effettivamente poi quando si parla di gioco, è fondamentale parlare di gioco in cui le regole si stabiliscono tra i partecipanti, quindi non è il gioco strutturato, ma è il gioco in cui io stabilisco la regola, decido quali sono i miei limiti e poi li rispetto e quindi si inizia a costruire effettivamente un dialogo, un esercizio di democrazia, un esercizio di politica, no? Tramite il gioco. Quindi questo assolutamente è fondamentale. E tanti altri esempi dal punto di vista, ecco, dell'educazione forse allo spazio e alla città, io vedo che sono venuti dalla Spagna, da questa associazione nella quale io sono e che ho portato dentro questo progetto che si chiama Ludantia, in cui ci sono soggetti di varie dimensioni, perché c'è Fermín Blanco con Sistema Lupo, che ha una notorietà a livello internazionale in tutta l'America Latina, con un sistema appunto di costruzione importantissimo, e ci sono invece degli studi di architettura che lavorano comunque, ma tutti sono accomunati da questa relazione fra la città, l'architettura e l'infanzia, con la profonda convinzione di poter educare allo spazio costruito e di poter anche avviare appunto, una maggiore consapevolezza che vuol dire costruire i cittadini che non sono cittadini del domani, sono già cittadini oggi, però Esatto. arriveranno, diciamo, a partecipare in modo consapevole, che è poi quello che vogliamo tutti per evitare che la partecipazione diventi un processo bellissimo e poi un risultato tremendo, no? E quindi, Certo. diciamo, questi aspetti sono molto belli e fra l'altro, ecco, i progetti che loro ci hanno mostrato
sono tutti dei progetti effettivamente che poi hanno provato a realizzare sul territorio, nelle piazze delle città, fra gli edifici, negli interstizi, e questa è una cosa molto bella, anche perché mi ha fatto pensare, rispetto a una delle cose che ha pubblicato Mattia, no? di Simmel, mi ha fatto pensare, se non ricordo male, correggimi perché sì, siete giusto. Molto più colti di me, che lui mi sembrava che fra le varie cose che diceva nel momento in cui si occupava, no, all'inizio di sociologia urbana, insomma, così, faceva un ragionamento che era proprio sul fatto dell'eccessivo stimolo, no? All'interno della grande la metropoli. Città. E quindi c'era una ricerca comunque, no, di uno spazio più protetto in qualche modo. Quindi mi piaceva l'idea che ci fosse questo collegamento, perché poi ecco, nel momento in cui si fanno appunto delle installazioni, adesso tanto le possiamo chiamare in tutti i modi, urbanistica tattica, dipinto, quello che cos'è, insieme ai bambini, anche in quei vicoletti, in quei luoghi abbandonati, in quei luoghi in cui non si passa più, e quindi quello che era diventato appunto forse interstizio dimenticato diventa invece luogo di profonda trasformazione. E in questo è qualcosa di molto simile a quello che fa Daniele, no? Quindi è molto bello, non ho... Certo. Ho trovato questa vicinanza che mi è piaciuta molto. Ma guarda, io però ti chiedo una cosa, ma il 15 Mattia c'è dentro questo? Gli diamo il link per partecipare o no? Certo, se ha voglia io sono contentissima. Ah, volentieri, certo, mi fa molto Guarda, piacere, perché come poi le cose, vedi, ancora, no? Il ritorno, no? Perché uno poi non ci pensa. Io non ci avevo pensato a Mattia, dico, vabbè, boh, che ne so, ma forse non gli interessa. Però poi, in verità, poi questa è la riprova che di fatto molte coincidenze poi portano sempre a cose bellissime. Quindi, se ce la facciamo il 15 ad avere Mattia dentro questo sistema, sì. secondo me è molto fruttuoso perché, come dire, Ben l'espansione volentieri. della tematica coinvolge sicuramente tante altre cose. Poi, insomma, mi sembra Sì, anche essenziale. perché abbiamo cercato un po' di costruire più una parte di dibattito, ognuno chiaramente anche un po' ha esposto il proprio lavoro, diciamo, per contestualizzarlo. Certo. Però poi in realtà la parte che ci piace di più è quella in cui si discute e si prova, insomma, un po' a immaginare qualcosa di diverso per riuscire anche a portarlo poi in biennale, anche per costruire nuove reti di relazioni, insomma. In fondo, se uno riuscisse a mettere insieme più professionisti diversi che però hanno, insomma, qualche buona idea in comune, non sarebbe male. Insomma, noi Mattia intratteniamo, qui c'è gente che quaglia, quindi Ma no, mi faceva piacere aggiungere una cosa, perché mi avete stimolato con quel tema. Scusate se salto un attimino indietro, cioè mi piaceva questa digressione sullo spazio virtuale, dove però appunto lì io vi aggiungo questa cosa, questa, volete questa mini provocazione. Cioè, secondo me noi ormai siamo entrati in un'era molto problematica, e per questo io continuo a preferire la parola spazio politico a spazio pubblico. Vi spiego bene perché. Nell'esemplificazione del virtuale, secondo me, mi facilita il chiarimento. Lo spazio virtuale è tendenzialmente, come è stato detto, privato, per lo più. Poi esistono alcuni domini governativi, eccetera, eccetera, ma lo spazio abitato è prevalentemente privato. Ora, per questa ragione, siccome questo è un dato a mio avviso incontrovertibile, cioè è molto difficile che Poste Italiane diventi Amazon, no? Cioè, ma io con tutto, anche perché io voglio anche tutelare l'inerzia del pubblico. Non sono a favore del pubblico super efficiente, non, è una cosa che non mi interessa e non mi appartiene neanche appunto nella mia vocazione politica. La voglio invece, appunto, ripeto, mi piace tutelare l'inerzia pubblica. Invece vedo, il problema però è grosso, perché effettivamente, come giustamente dicevate voi, lo spazio virtuale è privato e dove noi però ci esponiamo in maniera pubblica. Allora, a mio avviso, qual è la questione che è molto del tempo contemporaneo, molto del momento, è che bisogna essere politici, cioè se la politica influenza chi gestisce gli spazi, che siano privati o pubblici,
E allora cambia di tutto, perché appunto se, come abbiamo detto, la costruzione delle regole è una costruzione politicamente di buon senso, atta da aprire alla collettività, eccetera, eccetera, è ovvio che trova un consenso efficace. No? È come se appunto la politica ormai si fosse trasferita non solo in quella che noi conosciamo istituzionale, ma anche in delle cupole, degli altri spazi che sono gestiti da utenti, fruitori e che devono avere inevitabilmente un confronto politico per continuare, diciamo, a sopravvivere rispetto a quello che è poi la loro utenza e il loro palcoscenico, diciamo. Bene. Io ragazzi, fra un pochino vi devo lasciare in realtà, perché il mio spazio, come dire... Ah già, io volevo salutare Ernesto che ci ha scritto. Però ciao, senti, Ernesto. Mattia, io sono emozionato perché oggi siamo stati proprio bravi, devo dire che mi è piaciuta questa cosa, un po' perché, insomma, c'è Elena merito che... Merito di Elena. È molto, come dire, sorridente e precisa. Un po' perché abbiamo imparato noi, o no? Che ne pensi? A forza di fare queste puntate poi impariamo sempre qualcosa in più. Può essere. Abbiamo un futuro. Sì, ormai qui stiamo aspettando solo, dobbiamo avere una segretaria che ci tiene appunto i contatti, le telefonate di quelli che vogliono partecipare. Io chiederei una cosa, Elena, importante, se qualche riferimento, qualcuno, non so se si può fare, come si può fare, nella discussione, nel gruppo questo che ha fatto Mattia, oppure proprio nell'evento, se si possa aggiungere qualche link a qualcuno di questi gruppi che tu hai segnalato e indicato, in maniera tale che magari qualcuno che ritorna, dato magari. Quello che prevedo è questo, che noi per adesso stiamo facendo riscaldamento, fino a 100 puntate stiamo in riscaldamento, sarà a un certo punto qualcuno che dirà, ma vediamo un po' questi che hanno fatto, allora sicuramente dovremo rendere conto e magari dire, ah, ma no, ma vedi, poi c'è il gruppo dove abbiamo raccolto i link, ah, ma guarda lì, poi abbiamo invece costruito una serie di commenti, quindi secondo me è utile che registriamo queste cose che ci hai detto, che secondo me è molto importante. No, Mattia, che dici? In maniera tale che ci abbiamo registrato un po'? No, la sperimentazione è anche questa, cioè cercare di, appunto, siccome molto spesso succede che le conversazioni, questo ci siamo detti con Daniele, molto spesso succede che le conversazioni migliori accadono informalmente più che formalmente, no? Allora cercare di costruire, ovviamente, siamo qui e poi intratteniamo, però di costruire un momento del genere in una situazione poi legata alla difficoltà che stiamo tutti vivendo in questo particolare periodo storico, eccetera, eccetera, è ovviamente, però questa cosa effettivamente crea una specie di laboratorio. Allora, poi tra l'altro io e Daniele su questo ci troviamo molto, cioè poi ci piace ricostruire anche nelle nostre esperienze didattiche su quello che si è fatto in tempo reale, in diretta, e però poi più materiale noi riusciamo ad avere e poi a collezionare, e chissà che come ce lo gestiremo e ricostruiremo. Intanto mi fa sicuramente in maniera wild, sicuramente in maniera wild. Su quello non c'è dubbio. Oh, ragazzi, io vi lascio, vi devo lasciare, quindi possiamo mandare la sigla di chiusura. Senti, Daniele. Sì, io, se mi permetti, c'era il nostro inviato, sì, che voleva mandarci un ultimo contributo. Grande, l'inviato, vai. Vado un attimo, che ve lo... Allora. Devo condividere lo schermo e però vorrei provare a gestire meglio l'oro. Che è importante sempre per le nostre sperimentazioni. Ah, è sparito? E nemmeno si è sentito niente. Nemmeno si è sentito niente. No, ma... non è partito, aspettate, scusate. Aia. Mannaggia, inviato. Ah, comunque leggo il commento di Ernesto.
Che dice? Che si è dispiaciuto che abbiamo anticipato i 30 minuti. Lo so. Colpa mia. Si sta impallando tutto. Vediamo se riesco, via. Sì, buongiorno a tutti. Ciao Mattia, ciao Daniele e ciao Elena. Qui è un pochino prima che da voi. Ancora c'è la luce del sole, come vedete, ho uno di quei confini. No, cioè, come è super una cosa, quindi un pochino di dire. No, ecco, il mio contributo è che qui è tutto spazio. Sinceramente non riesco neanche a rendermi conto tra pubblico e privato, però continuo ad indagare, magari faccio sapere. Grazie, ciao. Sì, eccoci. Ringraziamo l'inviato in trasmissione. Invitalo in trasmissione e no. Ci facciamo delle chiacchiere. Sì, poverino. Scusa, lui ma... è molto carino, ce la mette tutta. La prossima volta, senti, ci conversiamo un po'. C'è presente, cioè, ci stanno tanti esempi. Quello lo possiamo. Ci facciamo una chiacchierata, no? Io direi che ci dobbiamo fare una chiacchierata. Una puntata tutta basata sulla chiacchierata dell'inviato. Tra l'altro, io pure ho un inviato che no. Abbiamo ciascuno di noi degli inviati. Me l'avevi detto, ma io tra l'altro faccio un appello a tutti quelli che ci vogliono bene ancora per poco, perché noi siamo alla ricerca di ormai abbiamo aperto ai contributi video in esterno, quindi chi ce li vuole mandare, magari sul tema della puntata, secondo me sarebbe molto bello, no? Sì, perché sì, se no sempre lo stesso inviato, ora non me ne voglia l'inviato nostro. Però sempre lo stesso, poi dopo un po'. Ma chissà se ci segue poi, che non lo vedo qui tra gli invitati. Non so, ma è sempre con sto fuso orario lui. Mannaggia, chissà dove sta. Allora, Wild Radio, ragazzi, grazie della puntata, è stato bellissimo, ci vediamo la prossima settimana, il tema non lo conosciamo, lo scoprirete nel corso della settimana. Vi daremo nuove. Grazie Elena, grazie mille. Grazie mille. Grazie Daniele. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.